Questo programma è offerto da... Gantella, la nobiltà dell'acqua. '41 bis Calabria. Provala anche tu. La trovi nei migliori locali. Buonasera, buonasera, bentrovati su Extra Time. Siamo ancora qui a parlare del Licata Calcio, del campionato di Serie D Girone I e di tutto quello che è successo ieri in una domenica che ha regalato tante emozioni e anche dei risultati a sorpresa. Lo speravamo, ce lo auguravamo ed è arrivata la vittoria del Licata, la terza consecutiva in questo campionato che proietta ancora di più i gialloblu nelle parti alte della classifica, secondi in classifica dietro il duo di testa Palermo e Acireale. Ci avremmo messo la firma dopo 4 giornate ad essere in questa posizione di classifica e allora andiamo subito a presentarvi gli ospiti, perché Licata ieri ha vinto una gara contro la Palmese, una gara dura, difficilissima, contro una squadra che aveva l'acqua alla gola per le 3 sconfitte consecutive e che voleva guadagnare i primi punti della stagione. Ha trovato di fronte a sé un Licata coriaceo, un Licata che è cinico, che ha sfruttato le pochissime occasioni avuta dalle parti del portiere neroverde, che poi è riuscita a difendersi con il coltello tra i denti e a portare via dal comunale di Palmi 3 punti. Ne parliamo con Pasquale Porcaro, buonasera, difensore centrale dell'Licata, uno dei protagonisti della gara di ieri. Ne parliamo con Tommaso Napoli, buonasera, non c'è bisogno di presentarlo, insomma Tommaso lo sappiamo tutti e oggi è con noi, lo ringraziamo per aver raccolto il nostro invito per parlarci un po' di calcio, di come vede questo campionato di Serie D, lui che è un profondo conoscitore della categoria, e ne parliamo con Rino Di Vincenzo. Buonasera Rino. Allora, andiamo a vedere subito i risultati della gara di ieri, la 4ª giornata del campionato di Serie D. Queste erano le gare in programma, questi risultati: ACR Messina Castrovillari 3-1, Biancavilla FC Messina 2-2, Acireale Troina 4-2, a Corigliano Cittanovese 1, Corigliano 0, Giuliano San Tommaso 4-0, Nola Roccella 1-0, alla favorita Palermo Marina di Ragusa 3-1, a Palmi Licata Palmese 2-1, a Torre Annunziata Savoia Marsala 1-0. Subito la classifica, è una classifica che ci godiamo perché vede in testa il duo Acireale Palermo con 12 punti a punteggio pieno e dietro il Licata ancora imbattuto dopo 4 giornate a 10 punti, dietro il Licata il Savoia 8 punti, poi Biancavilla, Corigliano e Nola 7 punti, Giuliano, Troina 6 punti, FC Messina 5 punti, Cittanovese, San Tommaso, Marina di Ragusa 4 punti, ACR Messina, Castrovillari, Marsala 3 punti, 1 punto per il Roccella, 0 punti per la Palmese. Prima di vedere gli highlights, un flash con i nostri ospiti, chiaramente il primo Pasquale Porcaro, protagonista dentro il campo della gara di ieri, una gara che non si preannunciava facile, Pasquale, e si è dimostrata una gara difficilissima, una delle tipiche gare della Serie D, ma voi avete risposto da grande squadra. Assolutamente sì, ieri è stata una partita molto sofferta, molto difficile, però siamo riusciti con la forza del gruppo a portare a casa 3 punti che per noi sono fondamentali. Una squadra come la Palmese che aveva bisogno di fare bene, di portare punti a casa, ma fortunatamente siamo stati bravi, anche un po' fortunati, diciamo. Però alla fine quello che è valso sono stati 3 punti e siamo felici per la vittoria e speriamo che anche domenica riusciamo ad ottenere un risultato positivo. Tommaso, tu conosci bene il campionato di Serie D, conosci i campi calabresi, perché insomma sei anche, come dire, un calabrese d'adozione, visto che vivi a Cosenza. Giocare a Palmi contro una squadra che dopo 3 giornate aveva ancora 0 punti, c'erano veramente tutte le premesse per una gara difficilissima per i gialloblu. Ma a prescindere dalle 3 sconfitte che aveva fatto la Palmese, io penso che la cosa più importante poteva anche un po' questa partita distogliere un po' l'attenzione ai ragazzi del Licata, perché manifestavano segni di difficoltà economica, di una squadra allo sbando, però conoscendo Giovanni Campanella
penso che l'avrà caricata a palla sicuramente, e che era tutto, tra virgolette, un bluff, perché nel momento in cui una squadra entra in campo o è in difficoltà economica o non lo è, diciamo che dà sempre il massimo, e soprattutto voleva vincere la prima partita tra le proprie mura, ed è stato bravo Licata, come hai detto tu nella presentazione, in poche occasioni è stata concreta nel realizzare, ed è stato bravo tutta la squadra, ma io darei un plauso particolare a Ingrassia, che si è fatto trovare quando non sono arrivati i difensori, è arrivato lui a mettere sempre una pezza. Ne parleremo, abbiamo dedicato anche insomma un servizio proprio a Giuseppe Ingrassia, ma vedremo anche le sue parate durante i 90 minuti, parate che gli sono valsi anche l'inserimento nella top 11 di Campania Football assieme a Convitto, che ormai praticamente è in pianta stabile in quell'11 ideale dei migliori della Serie D. Rino, ti aspettavi la gara che Licata ha fatto, ti aspettavi un atteggiamento diverso e soprattutto ti aspettavi che potessimo violare il Giuseppe Lopresti di Palma? No, io l'ho detto nel discorso che se Licata arriva con la massima concentrazione come ha giocato contro il Biancavilla non c'erano problemi. È vero che la Palmese è in grave difficoltà economica, però è vero che nessuno gioca per perdere, quindi nel momento, come dice il mister, in campo i giocatori tutti vogliono vincere. Mi associo pure alle parole di Porcaro quando ci siamo stati pure fortunati, perché loro, oltre alle parate di Ingrassia, ci ha salvato pure una traversa. Siamo stati bravi poi a tenere con i denti quelle 2-1 fino alla fine. Sì, con il fiato sospeso, perché la gara si è chiusa al 97esimo e il forcing della Palmese soprattutto negli ultimi minuti si era fatto veramente importante. Andiamo a vedere gli highlights. In 3 minuti abbiamo condensato le azioni più importanti, le azioni salienti di Palmese Licata. Vediamo. '41 bis Calabria. Provala anche tu. La trovi nei migliori locali. Buon pomeriggio amici sportivi, siete collegati con il Giuseppe Lopresti di Palmi per la quarta giornata del campionato nazionale di Serie D Girone I. Di fronte la Palmese e il Licata, due squadre che hanno un destino sin qui diverso in questo campionato, con la Palmese che vuole assolutamente invertire la rotta dopo il trend negativo del il coro dei gialloblu. Attenzione al velo di Cannavò per Gallone, Gallone allarga per Asseggio, palla in mezzo, Convitto il gol, il Licata in vantaggio al minuto 3, ha segnato Roberto Convitto, terzo gol in campionato, una bella azione tutta di prima, partita dal centrocampo, un velo che ha permesso ad Agallone di servire Asensio, pallone in mezzo di prima intenzione per Convitto, che è arrivato di gran carriera, grandissima avvio del Licata che al terzo minuto sblocca il risultato a Lopresti, Palmese 0 Licata 1, ha segnato Roberto Convitto. Sì, è Convitto e Cannavò, pallone in mezzo, attenzione, svetta granata, grandissimo salvataggio di Ingrassia che con la mano tanto attenzione con la palla che è in aria, Avilla che si chiude in aria, palla, grande parata di Ingrassia che salva ancora su Spada come un gol, una finta, manda spasso Asensio, pallone in mezzo per Spada che stoppa, attenzione, palla che arriva Favasuli, traversa piena, una bomba di Favasuli, grandissimo tiro che si stampa però sulla traversa, avanza Asensio a spazio davanti a sé, allarga per Convitto, Convitto entra in aria di prima, non trova Cannavò, troppo per Cannavò che la può stoppare, può anche puntare verso l'attenzione, sventagliata per Convitto, precisa. Siamo già in aria, Convitto punta un avversario, attenzione, entra in aria e viene ammonito per simulazione, Convitto aveva superato granata ma è pronto l'intervento dell'arbitro, Gallone sguardo in aria, pallone in mezzo sul secondo palo trattenuto Cannavò, ma per l'arbitro tutto regolare e quindi rimessa dal fondo, c'è stata una maglia leggermente tirata, fascia sinistra, punta Daniello, adesso si accentra, prova ad affrontare Dode, il tiro stavolta è debole, telefonato. È centrale, in cronaca diretta c'è Condomitti che si accentra, scarica il mancino centrale, gran parata di Ingrassia che con un colpo di reni, il cross in mezzo per la Palmese, attenzione, buca l'intervento Ingrassia, poi si oppone prima con i piedi e poi con le mani su Ben Sfera che va a Condomitti, supera secco Asensio, il tiro di Condomitti fuori di un metro, eravamo quasi a 30 metri per Dama, adesso siamo tutti a sinistra, abbiamo cambiato versante di gioco, Dama prova il tiro un po' velleitario quasi nel mezzo, Favasuli, palla indietro per Chiavazza, il tiro poi pugni, Ingrassia salva ancora, poi non c'è piedi, provare a addirittura togliergli la attenzione, palla, attenzione, Adeyemo lanciato da Doda, siamo sul
sfonda Dejemo, il cross sul secondo palo, convinto il gol dell'Licata. Il Licata ha raddoppiato al sesto minuto, la legge del calcio non sbaglia mai, gol sbagliato, gol subito, doppietta di Roberto Convinto al sesto minuto della ripresa, tutto è nato da un ottimo colpo di Doda che ha servito a Dejemo. Altese vince un rimpallo, attenzione Fioretti, supera un altro avversario, cade a terra, tutto regolare, attenzione Villa, dischetto del rigore, palla indietro, Favasulli, la piazza centrale. Ha Convinto, Convinto che punta Favasulli, il pallone, il cross per Totò Maltese che prende, non so, forse il palo, sinceramente non ho visto, comunque colpo di testa molto pericoloso sulla linea laterale, attenzione Militano, Militano, il tiro deviato da Ingrassia, Dama, attenzione, entra in area, Granata supera Diabì, poi l'intervento in anticipo di Porcaro, ma non è finita, Villa, Villa, pallone basso e mezzo proprio per Granata, palla che passa, Fioretti, gol, ha segnato la Palmese con Fioretti al minuto 61, il tacco, pallone per Cannavò che supera un avversario, Cannavò, il tiro fuori, ha provato il tiro a volo sul primo palo, rilancia subito per Convinto, Convinto, attenzione, siamo al limite, Convinto, il tiro fuori, sbaglia Convinto che Diabì, attenzione, e finisce qua, il Licata espugna il Giuseppe Lopresti di Palmi in una gara veramente sofferta e veramente ben giocata da entrambe le squadre, ma quello che conta è il risultato. Centro commerciale Il Porto, la tua guida nel mare degli acquisti. E queste erano le immagini che raccontano di una gara che ha lasciato veramente col fiato sospeso per 97 minuti, un Licata veramente cinico, due gol in avvio dei due tempi e poi tanta, tanta quantità e anche qualità, soprattutto nel primo tempo, Pasquale, da parte del Palmese. Nel primo tempo la Palmese ha attaccato con ordine, va messa in difficoltà, nel secondo tempo complice il gran caldo, complice anche la voglia di rimetterla in gioco, è stato più semplice, ma sì, nel primo tempo io penso che tutte le partite siano difficili. La Palmese, oltre è vero che ha zero punti, però comunque è stata una squadra sempre presente. E il primo tempo abbiamo fatto gol e abbiamo sofferto, come ti dicevo prima, e ci sta. E tutte le partite che faremo saranno sempre una sofferenza, ci sarà sempre il momento dove soffrirai e noi dobbiamo saper soffrire. E ci siamo riusciti, abbiamo portato a casa questi tre punti che per noi fanno morale, quindi adesso dobbiamo pensare solo ed esclusivamente all'altra partita, dobbiamo pensare partita per partita. Tommaso, Convinto ieri da suggeritore a finalizzatore, due gol di pregevole fattura, insomma, che sono valsi tre punti. Un ragazzo che ha anche questi colpi, perché non è soltanto da rifinitore, è anche uno che si infila tra le due linee, si butta nella profondità, per cui ed è stato bravo lì a crederci fino alla fine, a mettere quel piedino che ha realizzato, perché certe volte magari vedendo anche l'avversario davanti magari qualche volta ci si ferma anche, invece lui con furbizia ha fatto gol, però è un giocatore che vederlo con la palla al piede è veramente bello, delizioso da vederlo, perché ha dei colpi e soprattutto anche dei tiri dai 20-25 metri a girare veramente importanti. Rino, nel secondo tempo l'ingresso di Adeyemo è entrato, poi ce lo spiegare a Campanella perché Gallon stava un po' male, ma già Campanella aveva pensato di cambiarlo. Questa staffetta anche ieri ha funzionato, perché da lui è partita la palla del 2-0. È un ragazzo che insomma in due partite ha fatto vedere numeri pregevoli. Ma io quello che sto notando quest'anno è che in tutte le squadre ci sono le cosiddette riserve. Il Licata non ha riserve, il Licata ha un gruppo consolidato di 11 titolari, e gli altri che sono in banchina sono sempre titolari, quindi chi entra, chi esce, non è che cambia più di tanto la situazione in campo. Stavo notando che la cosa più bella della partita, se Ezio ci mette di nuovo l'azione del gol, che è stato bellissima tutta, sì, l'azione. La costruzione è stata veramente, insomma, la grande squadra. E dopo l'aver segnato, l'abbraccio di tutti i giocatori. Mancava solo Ingrassia, ma perché Ingrassia stava sotto... Ecco, lo vediamo qua, quindi, il gol, proprio con... E tutta la costruzione dei gol che è bella è la finalizzazione, ma quello che risalta di più è l'abbraccio di tutti i giocatori, che sta a significare che il gruppo è molto compatto. Ci sono state alcune lamentele nella Palmese per un presunto fallo da rigore, noi però ne vogliamo far vedere due che nel servizio non c'erano, due falli su Convinto che magari... Guardiamo assieme, uno è questo, che magari vedremo anche con il rallenti.
il solito suo gioco, Tommaso riesce a sgattaiolare tra due giocatori. Sì, vediamo però qua meglio. Se guardiamo attentamente, forse lui prende il pallone al momento, però quella mano potrebbe indurre, sì, anche l'arbitro, perché il pallone si ferma, per cui si vede che prende, però c'è la mano che è un po' che lo spinge un po', che lo spinge leggermente, però io sono più per l'altro rigore, per l'altro che lo vediamo, che abbiamo visto. Eccolo le qua. Immagini dove lui, sì, che c'è il fallo, addirittura forse magari lui c'è proprio un pestone. Se lo c'è tocca proprio sulla caviglia. Devo dire che in diretta, per noi che l'abbiamo seguito dagli spalti, non si era visto. Lui ha alzato la palla proprio visto per che gli prende il piede, prende proprio il pestone, il piede, quindi lui pensava ormai di superarlo. Certe volte eccolo anche qua, la qua lo vediamo benissimo, grazie anche ad Ezio, insomma, che eccolo qua, insomma, mi pare che sia lì si pacifico. Lì si vede anche la genuinità di Convitto, perché magari qualche altro giocatore, prima ancora che che arrivasse il piede, già sarebbe buttato. Lui ha provato a superarlo, poi effettivamente noi avevamo tantissimi anni fa Pippetto Romano, che era bravissimo in a fare proprio questo. Cosa. Magari faccio dare qualche lezione. Insomma, tra l'altro, mi hai dato un assist, perché in bocca al lupo a Pippo, che da domenica scorsa ha preso le redini del Canicattì, prima sconfitta con il Favara, ma lui era in tribuna. Domenica si è accomodato in panchina. Il Canicattì ha vinto 6-2 contro lo Sporting Vallone. Quindi sul rigore là è stato ingannato l'arbitro, perché è Convitto prima di cadere ha fatto un altro passo in più, quindi è entrato in inganno magari l'arbitro. Lì eravamo sull'1-0, sarebbe stato il 2-0 a metà primo tempo, probabilmente sarebbe stato più facile anche mettere la partita in ghiaccio, però insomma tutto è bene quel che finisce bene. L'Icata ha violato un campo difficile come quello di Palmi. Io sono convinto che se la Palmese risolve i propri problemi societari e con maggiore serenità, vincere a Palmi sarà veramente difficile. Vi posso garantire che tutto quello che dicono loro sono proprio duri a morire, per cui troveranno soldi, troveranno soci, ma fino all'ultimo terranno in piedi. Sì. Quindi la vittoria lo scorso era molto sì, peggio. Anche sì, infatti. E hanno fatto un grande campionato. Sì, infatti, quindi la verità è comunque che, come dire, molti giornali titolavano stamattina che l'Icata è la vera sorpresa di questa prima fase del campionato. Pasquale, te l'aspettavi, insomma? Guarda, io ti dico la verità, io conoscevo tanti ragazzi che hanno giocato con me e sapevo delle loro qualità, però sinceramente fare 10 punti in 4 partite è tanta roba, non me l'aspettavo, devo essere sincero. Però stiamo facendo bene, abbiamo creato un buon gruppo e la società non ci fa mancare niente, c'è un equilibrio che è la cosa più importante in uno spogliatoio, hai una società vicina, hai lo staff che ti sta dietro, il gruppo è coeso, quindi sono tutte piccolezze, sono tutti dettagli che fanno la differenza in uno spogliatoio, in una squadra. Quindi noi per adesso ci godiamo questo momento e, come dicevo prima, pensiamo partita dopo partita, perché ogni partita è difficile e bisogna affrontarla con la giusta convinzione. E poi piano piano si vedrà. Intanto raggiungiamo il nostro primo obiettivo. Poi una volta raggiunti i punti, punti a occhio la quota per salvezza, pensiamo ad altre meno cose. 32. Però noi siamo un gruppo di ragazzi che pensa sempre positivo e propositivo, che è una cosa molto importante in uno spogliatoio. Quindi dobbiamo stare tranquilli, sereni, lavorare come stiamo lavorando, senza dare mai nulla per scontato, perché non bisogna mai dare nulla per scontato, e andare mille all'ora, partita dopo partita, perché un grande mio allenatore diceva che è molto difficile gestire una vittoria, è più facile gestire la sconfitta, perché gestire la sconfitta durante la settimana sei più arrabbiato, sei più incazzato, ti alleni meglio e magari la vittoria ti può un po' agevolare e quindi ti alleni un po' così. Invece no, questi ragazzi hanno voglia, hanno fame, vogliono fare bene, soprattutto ragazzi che fino all'anno scorso facevano l'eccellenza, stanno dimostrando che possono stare benissimo in D, e ci sono giocatori che secondo me possono fare qualcosa in più. Bisogna restare umili tutti quanti, dal primo, dal più piccolo al più grande, alla società, e lavorare. Tommaso, tu sai quanto sia importante lavorare con una società alle spalle. Tu che sei stato autore di un quasi miracolo sportivo l'anno della sfortunata finale playoff contro il Rocella. Lì si faceva un po' siamo arrivati, una raccolta settimanale. Rossano, scusami, sì, io dico Rocella Rossano. Si faceva la raccolta settimanale. Una raccolta settimanale per dire facciamo stata esperta.
e dove tanta gente ci ha aiutato anche al di fuori dal discorso calcio, voglio dire. E lì facevi tutto tranne che allenatore, perché cercavi i soldi, cercavi il pullman, i ristoranti. No, soprattutto cercavi di dare tranquillità, serenità a un gruppo che quando durante gli allenamenti ti chiedevano mister devo pagare le bollette, mister devo fare la spesa, mister qualcuno veniva, uno o due persone li venivano a mangiare a casa mia. Dico, è brutto una cosa del genere, però ho avuto dei ragazzi che prima ancora di essere calciatori sono stati degli uomini. Non ci siamo riusciti a fare il salto di qualità, anche se eravamo ripescati al 1000 per 1000. Per tante vicissitudini che non staremo qui a parlare, perché ci vuole non una puntata, forse anche 3-4 puntate. Sì, quando c'è una società dietro le spalle che ti dà tranquillità, serenità, come ha detto Porcaro, equilibri, sotto tutti i punti di vista, io penso che lavori anche non bene, benissimo. Diceva un vecchio mio presidente, che nel momento in cui io a fine mese ti do lo stipendio, io da te voglio il massimo, domenica per domenica, giorno dopo giorno. Certo. Per cui questi ragazzi stanno facendo in pieno quello che è il loro dovere. Si stanno divertendo, perché poi il calcio è anche divertimento. Prima ancora di essere la partita di calcio dei 95 minuti, 96-97 minuti. E come ha sostenuto prima Rino, dove lo ha confermato anche Porcaro, la cosa bella, se non c'è un gruppo che è compatto, certi risultati non si ottengono. E per concludere, loro lo hanno già dimostrato nella prima partita contro l'FC Messina, che sarà insieme a loro, penso, una delle squadre difficili da battere. E loro hanno recuperato una partita che poteva essere già i primi 20 minuti. Dopo 20 minuti? Sono stati 20 minuti devastanti, però l'hanno recuperata con la possibilità che la potevano anche vincere. E dove subito dopo hanno trovato una Cittanovese che non è mai Doma. La prova, la dimostrazione è stato ieri il risultato di Corigliano. Corigliano, che Corigliano stava facendo anche bene, sì. È una grande squadra che è andata a vincere fuori casa. Per cui anche loro con 2 euro gol hanno ribaltato il risultato. Perciò, oltre che il mettere in evidenza il gruppo, di un gruppo compatto, io metto anche in evidenza un gruppo che ha carattere e personalità. Perché certe partite non le ribalti se non c'è carattere e personalità all'interno del gruppo. Assolutamente sì, sante parole quelle di Tommaso Napoli. Andiamo a vedere negli spogliatoi, in tribuna stampa, al Giuseppe Lopresti, chiaramente animi contrastanti, i due allenatori, ascoltiamoli, insomma, rammarico in casa nero-verde, soddisfazione malcelata in casa gialloblu. Appare scontato dire che oggi la Palmese ha fatto la gara e l'Ellicata ha vinto la partita. Grande quantità, un primo tempo giocato anche molto molto bene, un secondo tempo normale, un po' più confuso, però avete sempre comunque tenuto il pallino del gioco. Sì, ci dispiace perché oggi abbiamo fatto una grande prestazione e purtroppo questa non è suggellata da un risultato positivo, malgrado i ragazzi veramente lo meritassero. E siamo stati in alcuni casi sfortunati, in alcuni casi è stato bravo in Grassia e questo ci ha negato in più circostanze il gol. Abbiamo tenuto bene il campo, abbiamo sia verticalizzato bene che tenuto il palleggio. L'Ellicata, con tutto il rispetto, io non voglio togliere niente a questa squadra, perché è una squadra sicuramente forte, e ha catalizzato tutto quello che c'era da catalizzare, quelle due occasioni che si sono create, e in cui in queste due occasioni non puoi prendertela con nessuno, perché sono state due azioni fatte bene, architettate, specialmente il primo gol, in maniera in cui non riesco a dare responsabilità a nessuno dei miei giocatori. E c'è il rammarico che se questa prestazione veniva fatta precedentemente, noi sicuramente avevamo qualche punto in più. Quindi il nostro rammarico è solo questo, non è per questa gara, ma è per le gare precedenti. Oggi si può dire che in certe occasioni è stata la dea bendata che ci ha
che ci ha negato il risultato positivo. Quindi bisogna ripartire da questa prestazione, non ci sono altre soluzioni, però ritengo che se la squadra gioca come ha fatto oggi in questi 90 minuti, credo che possa dare filo da torce a chiunque. Non è quella squadra che sicuramente in queste prime tre gare di campionato, escludendo questa, è stata una squadra che non ha veramente meritato niente. Quindi si può dire che forse il nostro campionato inizia oggi, o almeno inizia per questa squadra. Io mi sento di dire che di fronte a quattro sconfitte capisco benissimo che la società faccia delle riflessioni. E sono a disposizione per qualsiasi decisione la società possa prendere, ma finora io non ho assolutamente da rimproverarmi niente. Mister, abbiamo sempre detto che in questo campionato di Serie D non ci sono partite scontate, che soprattutto gli episodi molte volte possono condannare o premiare una squadra. Io so, come dire, quanto lei guardi con obiettività e schiettezza il campo. Oggi salviamo la grande prestazione di Ingrassia, i due gol, la voglia delicata di portare tre punti a casa, però il bel gioco oggi da parte gialloblu non si è visto. Beh, partiamo dal presupposto che io prima della partita gli ho detto che la Palmese è una squadra dura, non ingannano i zero punti in classifica perché è una buona squadra, l'ha dimostrato oggi che non si è mai arresa, però dobbiamo elogiare anche i nostri ragazzi che hanno avuto quella grinta, quella determinazione, quella concentrazione che passati in vantaggio abbiamo mantenuto il risultato. È vero che Ingrassia ha fatto delle belle parate, però anche noi abbiamo avuto delle occasioni che abbiamo mancato, perciò alla fine devo dire onore alla Palmese che ha giocato bene, però sinceramente il Licata diciamo che è stato più cinico, più determinato e quella che ha voluto di più la vittoria. Involuzione rispetto alla gara di Biancavilla o con Biancavilla, o ogni partita ha una storia a sé e questa partita aveva questo, come dire, questo canovaccio, andava vinta in questo modo senza tanti fronzoli? No, diciamo che non c'è stato rispetto al Biancavilla un passo indietro, anzi c'è stato un passo avanti perché vincendo fuori casa abbiamo guadagnato nella media inglese. Il problema è uno solo, che bisogna capire che noi dobbiamo marcare. Io a fine primo tempo gli ho detto, non è che noi siamo il Real Madrid e ci possiamo permettere di lasciare dei giocatori senza marcatura. Purtroppo c'è gente che ancora questo qua sta ritardando a capirlo e ci mette in imbarazzo noi stessi. Ho fatto delle sostituzioni per sistemare un po' quello che era il centrocampo che dava un po', è andato un po' in crisi e alla fine i fatti mi hanno dato ragione. La sostituzione di Gallone l'aveva già decisa prima o è stato determinante insomma la scelta la richiesta del giocatore per l'infortunio alla gamba? No, sinceramente non era già predisposta di prima, poi Gallone ci ha messo del suo, che ha avuto un risentimento all'adduttore dovuto al discorso che lui non ha fatto la preparazione, ma devo dire che Adeyemo si è comportato benissimo, anche Winston che è entrato, non è facile entrare negli ultimi minuti, lo stesso Cassaro che risponde sempre presente, ed è un peccato non farlo giocare titolare, però il discorso degli under li penalizza questi ragazzi, però io gli ho fatto capire che il gruppo è quello che conta e alla fine bene o male finisce come l'anno scorso, che tutti giocano e non si può lamentare nessuno. La prestazione di D'Amico per i minuti in cui è stato in campo? Ma D'Amico è stato uno che sinceramente ha giocato benino per quello che ha fatto negli ultimi minuti, correva a destra, correva a sinistra, io gliel'ho detto, è un 2000 dovuto al discorso che fare delle sostituzioni dirette non c'è altra soluzione, tutto qua, però devo dire che ogni volta che entro non mi posso lamentare, chiunque risponde sempre presente. Parole quelle di Campanella, ma soprattutto di Dal Torrione, che hanno, come dire, suscitato un piccolo dibattito qui in fuori onda. Tommaso, tu da allenatore, insomma, come giudica anche le parole del tecnico della Palmese che, come dire, dopo quattro sconfitte consecutive anche in odor di esonero? Io non conosco la situazione interna perché non sono lì sul posto, però conosco la situazione, diciamo, a livello delle squadre calabresi, perché faccio la spola Sicilia-Calabria, per cui bene o male conosco la realtà del posto.
Io forse non avrei giustificato un po' quello che è stato l'andamento della squadra, perché... Parliamo della Palmese. Io parlo per la Palmese, perché Campanella ha fatto un'analisi abbastanza dettagliata e sincera. Ha detto sì, ok, va bene, io ho avuto due occasioni da gol, sono stato cinico, ho vinto la partita. Punto. Poi magari c'era il rigore, non c'era, lo dava, non lo dava. Fa parte del gioco questo, non ce la VAR, per cui stiamo così a riguardarlo poi il lunedì, come stiamo facendo noi. E abbiamo pure qualche dubbio quando li riguardiamo. Ma da parte di Del Torrione, cioè io penso che forse poteva entrare in maniera diversa dicendo ok, la colpa, mi assumo le responsabilità di questa ulteriore sconfitta, perché vuol dire che dovrò lavorare, se ho fatto il 100%, dovrò lavorare il 110-120%. È un messaggio che tu lanci alla squadra, è come dire, noi oltre questo, anche se non siamo riusciti, o perché abbiamo trovato la traversa, o perché c'è stato bravo in Garcia fa parte del portiere dell'Licata. Voglio dire, io lavoro in funzione di dare ancora quel qualcosa in più. Oggi ci è andata male, siamo sulla buona strada, cerchiamo di fare ancora qualcosa in più, perché le problematiche ci sono. Ma se noi ci adagiamo a dire ok, va bene, ci siamo, la squadra ha giocato bene, siamo stati sfortunati, oh ragazzi, si è retrocesso già prima ancora che parti, invece ti devi incazzare, allora devi lanciare un messaggio al gruppo a far capire che se oggi abbiamo dato 100 per battere queste squadre, o si chiama Licata o si chiama chiunque sia, perché per me sono tutte partite difficili, anche quella che potrebbe essere la squadra che magari è ultima in classifica, dando quel qualcosa in più riusciamo ad ottenere quello che potrebbe essere il nostro primo obiettivo, la salvezza. Poi dopodiché se ci dobbiamo adagiare, per me è una parola già di sconfitta. Adagiarsi uguale sconfitta. Per me questo, poi ognuno è libero di poter analizzare come vuole la partita. Io l'avrei fatto in maniera diversa. Pasquale, domani chiaramente si ritorna in campo, avrete la possibilità, chiaramente sicuramente ci sarà il momento per analizzare quello che è stato fatto in questa gara. Secondo te qualche tiro della Palmese da fuori area potevate evitarlo mettendovi diversamente in campo, o ieri comunque questo era, come dire, il canovaccio della gara? Guarda, come ogni partita si possono evitare tantissime cose, ogni partita ci sono degli errori e bisogna migliorare sicuramente. E sia noi dietro che i centrocampisti che potevano andare in avanti a cercare di non far tirare alcuni giocatori della Palmese, lo potevamo fare benissimo, ma sono frazioni di gioco, di frazioni di 2-3 secondi, quindi non è neanche semplicissimo, però sicuramente qualche tiro poteva essere evitato. E come ti dicevo prima, ogni partita si fanno degli errori e comunque in settimana si analizzano e si cerca di migliorare partita dopo partita. Rino, è un Licata comunque che, se togliamo gli impegni di Coppa, in campionato tra eccellenza in Serie D nel 2019 non ha mai perso. No, è un Licata che ha confermato lo zoccolo duro dell'anno scorso, ha inserito i giocatori che servivano al mister, stanno facendo bene, come dice Porcaro, si deve guardare partita dopo partita, perché il campionato ancora è lungo e è molto insidioso, perché purtroppo la Serie D non ci sono squadre deboli o squadre forti. La Serie D è questa. Il Palermo, tanto forte come sempre, io ho visto le immagini. Anche Maria poteva evitare qualche gol. Sì, sicuramente. Quindi. E c'è un giocatore che oggi veste la maglia delicata, ma che durante il 2019, insomma, è stato protagonista della cavalcata delicata, seppur vestiva un'altra maglia. Stiamo parlando proprio di Giuseppe Ingrassia, che ha una storia particolare, perché, insomma, come dire, vestiva la maglia del Sant'Agata, è stato testimone delle vittorie dell'Licata, oggi veste quella dei gialloblu e porta punti anche lui a casa. Gli abbiamo preparato un piccolo servizio, insomma, anche per presentare il giocatore. Hai voglia di una vacanza e vuoi risparmiare? All'agenzia Viaggi Vivere e Viaggiare troverete oltre 500 offerte last minute per l'Italia e l'estero. Nel calcio si sa, si gioca 11 contro 11 e il portiere è uno dei ruoli più delicati. Ieri al Giuseppe Lopresti di Palmi metà dei tre punti dell'Licata sono sulle sue spalle. Giuseppe Ingrassia, 31 anni, palermitano di nascita, ha chiuso la porta agli avanti neroverdi che attaccavano con il sangue agli occhi da ogni parte del campo. Lo ha fatto assieme a tutta la squadra, brava nel chiudere ogni spazio per tutti i 90 minuti. Ma quando i suoi compagni della difesa non lo assistevano, ci ha pensato lui a dire di no al gol degli avversari.
Nato a Palermo il 9 settembre del 1988, Peppe Ingrassia ha vinto il campionato Primavera con il team rosa-nero nel 2009. In quella squadra militava la stella uruguayana Abel Hernández. L'unico gol subito fu ai quarti di finale contro la Juventus, su un rigore di Iago Falque. Dopo quella stagione andò all'Hellas Verona, poi 2 anni all'estero in Belgio e ritorno in Italia. In pochi lo ricorderanno, fu proprio per vestire la maglia dell'Icata. Nella disgraziata stagione 2013-2014, quella che coincise con il mesto ritorno in eccellenza, andò via a gennaio senza lasciare ricordi particolari, come il resto della squadra. Approda al Due Torri, dove rimane 3 anni, riuscendo a mettere a segno anche un gol direttamente da calcio di rinvio contro la Cavese. All'Icata lo ricordiamo perché lo scorso anno ha parato un rigore a Bomber Cannavò vestendo la maglia del Sant'Agata, proprio davanti alla curva sud, quella curva che si sarebbe preso a suon di parate solo di alcuni mesi dopo. Il destino, proprio la scorsa stagione, lo ha fatto diventare testimone del ritorno dell'Icata in Serie D durante la trasferta vittoriosa di Sant'Agata qualche mese fa. 2-1 a domicilio per i gialloblu e promozione matematica in quarta serie. Chissà se proprio in quell'occasione ad Ingrassia sia passato per la mente di riprendersi quella maglia gloriosa che aveva indossato in un periodo mesto per la storia gialloblu. Il suo esordio con i colori dell'Aquila sono stati promettenti. Primo calcio di rigore all'esordio in Coppa Italia contro il Troina e gran parata. Poi la gara di ieri, una prova di grande sacrificio e sofferenza per il Licata, suggellata da almeno 6 parate da fuori classe, che hanno contribuito a portare a casa la 3ª vittoria consecutiva e regalando il brivido del 2º posto in solitaria al popolo gialloblu. Allora, questa era insomma la cartolina che abbiamo dedicata a Ingrassia, che lo ripetiamo, questa domenica è stato, questo lunedì è stato inserito nella top 11 di Campania Football come miglior portiere della giornata. Rino, tu ricordi Peppe Ingrassia nella prima esperienza con il Licata, per lui tantissima tribuna per via di un tesseramento che non arrivava, visto che arrivava dal Belgio. Quest'anno dobbiamo dire che lui ha rilevato un altro grande portiere che è rimasto nel cuore del licatese, che salutiamo, che è Federico Valenti. Come dire, un po' tutti abbiamo un po' storto il naso, nel senso che comunque Federico ci aveva dato sempre grande garanzia, come dire, sostituirlo con un altro portiere over, un po' non avevamo capito la scelta dell'Licata, però voglio dire, si presentava già solo, sappiamo tutti, insomma, chi era Peppe Ingrassia. Uno dei portieri più forti, che è inutile nominarlo. Federico si è cresciuto con noi, quando allora c'era il mister, era ancora under, aveva 17 anni, quindi faceva il secondo a Fagone. Cominciò secondo, forse poi finì primo. Sì. Cominciò con secondo con Fagone. Poi l'anno successivo in interregionale prese il posto dopo 3-4 giornate di Zummo, se non ricordo male. Perfetto. Sì, vai, quella l'anno dopo, insomma, che aveva perso. Quando pare il rigore a Noto. Quella famosa, diciamo, 3-1. Si è fatto un cambio over, però diciamo che Ingrassia ti dà più sicurezza e più esperienza in campo di Federico. Federico ha ancora tanto da dare e dimostrare, anche se già è un portiere che ha le spalle larghe. Però stiamo parlando di Ingrassia, dove ha fatto una trafila di settore giovanile, che anche presenze importanti a Verona, 5 presenze, il Belgio, insomma, vincitore dello scudetto Primavera con il Palermo. Pasquale, anche tu comunque hai una carriera, insomma, da raccontare. Insomma, parlaci un po' di te, anche insomma, i tuoi tifosi che ti stanno ascoltando. Ha giocato a Gela, insomma. Il passato è passato, quello che conta è presente, nel senso, ho fatto 8 anni di Lega Pro e sono stati degli anni molto belli, molto affascinanti. Giocare in stadi del tipo Lecce o Catania sono delle sensazioni che bellissime. Però adesso bisogna pensare al presente, perché il passato è andato. E magari col senno di poi uno può dire si poteva fare qualcosa in più, però va bene così, vuol dire che doveva andare così, e quindi adesso penso solo ed esclusivamente al presente, che è il Licata Calcio. Torniamo in Ingrassia, così chiudiamo insomma l'argomento e poi andiamo in pubblicità. Giocare insomma il reparto difensivo, avendo alle spalle un portiere di tanta esperienza, vi dà anche a voi tanta sicurezza? Tanta sicurezza, è un ragazzo per benissimo, è un grande uomo, è un ragazzo che dà sempre il 100% in allenamento e i frutti si vedono. È un ragazzo che ha fatto bene dove ha sempre giocato, quindi per noi è un motivo. È un portiere che ci dà tantissima sicurezza, molto, ma molto importante per noi.
Tommaso, in un flash, prima di andare in pubblicità, la scelta delicata di affidare la porta a un portiere over e mettere un under in più al centro del campo, al momento sta pagando. Sì, però all'inizio storcevano anche il naso per il fattore che di solito si va a prendere sempre un portiere under, ma nella scelta di... Ricordiamo che Ligata gioca con una coppia centrale di centrocampo di 19 anni, di 19 anni. Sì, una gran bella responsabilità si è presa Campanella. Non bisogna aver paura di mettere ragazzi che sono bravi... Tu a 19 bravi, anni dove giocavi? Io in che categoria avevo, avevo vinto il campionato dalla C1 alla B. Quindi voglio dire, a 19 anni uno è giocatore o insomma... Sì, o no, ma oltretutto io l'ho fatto quando ho vinto i playoff nazionali a Cosenza. Avevo due under in mezzo al campo, un difensore centrale dietro, il portiere che era Franza 90. Io giocavo con 5 under, avevo pure il ragazzo di Catania che adesso è capitano della San Benedettese, che mi sfugge il nome in questo momento. E giocavamo con 5 under addirittura e avevamo una forza davanti devastante che era di Romano, poi c'era Moscero, scusami, cioè avevamo degli attaccanti fortissimi, per cui che ben venga, ma oltretutto avere un portiere importante significa in un campionato anche avere 6, 7, 10 punti in più che possono essere importanti per il primo obiettivo che è quello della salvezza, ma anche per gli obiettivi successivi che possono essere nelle zone alte della classifica, voglio dire. E questa è la prova, la dimostrazione che Campanella ha fatto delle scelte giuste. Non sempre bisogna andare a prendere l'under, perché tu puoi giocare a 90 minuti impeccabili, però magari metti un ragazzino che non è pronto fisicamente, mentalmente, perché magari viene da una Beretti, viene da una Juniores, oppure addirittura viene magari da una Primavera in una piazza importante come Licata, perché non è... Certo. Lui faceva i nomi di Catania, Lecce, che sono piazze importanti. A Catania ci ho giocato 2 anni e lo so, ma tanti giocatori, se non sono forti mentalmente, non possono giocare, non è facile, si rischia anche di fare pure brutta figura. Oltre che bruci il ragazzino, c'è la possibilità anche di una sconfitta magari che non, certo, non ci stava magari. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, poi ritorniamo. Rino, ti faccio una domanda sul secondo portiere, poi a te. La nobiltà dell'acqua. '41 bis Calabria. Provala anche tu. La trovi nei migliori locali. Centro commerciale Il Porto. La tua guida nel mare degli acquisti. Di una vacanza e vuoi risparmiare? All'agenzia Viaggi Vivere e Viaggiare troverete oltre 500 offerte last minute per l'Italia e l'estero. Gunther, la nobiltà dell'acqua. Seconda parte di Extra Time, immediatamente chiudiamo il discorso Palmese-Licata ascoltando le interviste ai protagonisti della gara di ieri, a due dei protagonisti della gara di ieri, il portiere Ingrassia e Roberto Convitto. È
La vittoria è sempre di squadra, però oggi i tuoi gol, le parate di Ingrassia sono servite a portare fuori da Palmi 3 punti importantissimi. Non si è visto il bel gioco di domenica scorsa, si giocava contro una squadra probabilmente diversa che aveva voglia di dimostrare di non valere 0 punti in classifica. Avete rischiato tanto, avete sofferto tanto, però alla fine insomma il risultato ride all'icata. Sì, come hai detto tu, il bel gioco non si è visto, però lasciando stare i gol e le parate di Ingrassia, che secondo me è uno dei portieri più forti che c'è in questa categoria, però credo che abbiamo fatto una grandissima prestazione di squadra, anche perché incontravamo una squadra che in 3 partite ha fatto 0 punti e quindi era agguerrita. È una squadra comunque che gioca bene a calcio, l'ha dimostrato anche oggi che giocava bene, però come ripeto di nuovo, abbiamo fatto una grandissima prestazione di squadra e ci portiamo a casa questi punti che sono d'oro, poi soprattutto fuori casa sono punti d'oro. Non avete fatto un bel gioco più per meriti della Palmese che vi aggrediva o per demeriti vostri? Io penso tutte e due, sia non so se eravamo un po' stanchi, non lo so, però dobbiamo migliorare sotto questo aspetto. Domenica scorsa abbiamo fatto una grandissima partita in casa, oggi abbiamo giocato un po' male e anche per merito loro, che ci pensavano anche alti e ti ripeto, giocavano bene. Il gol dopo 180 secondi in casa dell'ultima in classifica può aver influito un po' nella vostra testa? Ma sì, un po' sì, però loro hanno reagito, giocavano lo stesso a calcio. Ti ripeto, abbiamo conquistato 3 punti veramente d'oro qua. Sugli spalti da parte Nerovedo oggi si diceva che la Palmese la partita l'ha persa contro Ingrassia per via delle parate, soprattutto nel primo tempo. Giudizio chiaramente, come dire, un po' un'iperbole, però insomma oggi le tue parate sono state determinanti per portare 3 punti a casa. Allora, intanto grazie per i complimenti da parte dei tifosi della Palmese, però la vittoria della squadra e niente, noi siamo di qua per cercare di vincere. Ringraziando a Dio siamo riusciti in questa impresa, perché sapevamo che incontravamo una squadra, sì, aveva 0 punti, però era affamata di vittoria, voleva dimostrare che non è una squadra da ultimo posto e si è dimostrato. Le hai parate praticamente tutti, con le mani e con i piedi. La traversa, la fortuna un po' ti ha anche aiutato, però oggi avete sofferto veramente tanto. Sì, è stata una vittoria col cuore e di gruppo. Poi per quanto riguarda le parate, il portiere c'è per questo, deve parare. Oggi è andata bene e speriamo di continuare così. Comunque dopo 4 gare di campionato, 3 vittorie e 1 pareggio, probabilmente ad agosto ci avremmo messo la firma tutti. Guarda, noi abbiamo una gran bella squadra. Noi dobbiamo rimanere coi piedi per terra, cercare di fare più punti possibili per arrivare prima possibile all'obiettivo della salvezza. Poi più in là quello che viene ci prendiamo. Le parate più importanti le hai fatte con i tuoi tifosi alle spalle, che non hanno fatto mancare il sostegno neanche qui a Palmi. Sì, oggi i tifosi sono stati grandiosi, diciamo, dai, ci hanno aiutato dal primo all'ultimo minuto e deve essere così. Ogni domenica noi vogliamo che ci danno una grossa mano come stanno facendo e li ringraziamo. La domenica c'è un filotto di gare niente male con tutte le squadre che sono praticamente accreditate per stare nei piani alti della classifica. Noi affrontiamo ogni partita con il coltello fra i denti per cercare di portare sempre 3 punti a casa. Poi il calcio si sa com'è. Chi gioca bene magari non vince, chi gioca male come può capitare magari porti 3 punti a casa. Noi ce la metteremo sempre tutta per cercare di fare sempre il risultato positivo. Hai voglia di una vacanza e vuoi risparmiare? All'agenzia Viaggi Vivere e Viaggiare troverete oltre 500 offerte last minute per l'Italia e l'estero. Rino, ovviamente, come dire, dopo la vittoria di ieri, il secondo posto in classifica, adesso è importante tenere i piedi per terra. Noi lo sappiamo, gli addetti ai lavori, un po' tutto, insomma, che il campionato di Serie D ancora deve svelare, come dire, il vero volto, nel senso che le squadre accreditate per la vittoria sicuramente alla lunga risolveranno i loro problemi, la CR Messina, insomma, lo stesso Savoia, tutti gli altri. Adesso per l'Icata parte un filotto di gare, insomma, niente male. Non dobbiamo esaltarci oggi, non dobbiamo, come dire, in qualche modo deprimerci se dovesse arrivare qualche partita, insomma, qualche risultato non positivo. L'obiettivo dell'Icata rimane sempre la salvezza. Quindi pure che arriva, noi ci auguriamo di no. Una sconfitta non bisogna mai deprimersi o esaltarsi, come dici tu, quando si vince. Logicamente vincere fa
bene, fa bene per il morale, fa bene per i tifosi, va bene così. Domenica arriva il Nola. Diciamo che sulla carta è una gara ostica, ma che si deve vincere, perché poi arriva un filotto di partite, come dicevi tu, dove incontrerà tutte le squadre che sulla carta sono accreditate a stare là sopra. Savoia, Giuliano, Palermo, ACR Messina, quindi godiamoci il momento, pensiamo alla partita domenica, dopodiché si pensa a quelle squadre. Tra l'altro, piccola curiosità, un dato di cronaca, ce lo prendiamo, ce lo godiamo, è al 45esimo a ritorno negli spogliatoi, domenica, ieri il Licata era prima in classifica perché il Palermo stava pareggiando contro il Bologna di Ragusa e la Cireale stava perdendo col Troia. Ovviamente siamo terzi. Ma giovedì se arriva la sentenza possiamo dire siamo secondi. Quindi, Tommaso, teniamo i piedi per terra, siamo i primi che sin dall'inizio del campionato diciamo che, come dire, lo scudetto del Licata è la salvezza da raggiungere il prima possibile per poi anche divertirci in scioltezza. Però tanti anni fa anche il tuo Licata, insomma, doveva essere un fuoco di paglia che doveva spegnersi e poi in B sarebbero andate le squadre importanti. Ma guarda, io sono sempre del parere che farei una premessa. Questa è una squadra che è una neopromossa e doveva un po' subire quello che era l'impatto dell'interregionale. L'impatto è stato alla grande, perché ha fatto un grande risultato a Messina, dove era una partita che si era incanalata in una certa maniera e ne è uscita con un pareggio. Ha fatto 3 vittorie importanti. Io dico che se tengono questa, non nel discorso del filotto dei risultati utili consecutivi o meno, ma se tengono questo genere di mentalità, di squadra umile, di squadra che deve lottare, di squadra come ieri che anche nei momenti di difficoltà erano compatti, erano tutte e tre le diciamo difesa, attacco e centrocampo a lottare. Queste sono delle componenti importanti, grande spirito di sacrificio, sono delle componenti importanti per arrivare lontano. Oltre, come lo ha confermato, la compattezza anche all'interno dello spogliatoio di un gruppo sano, queste sono le armi per poter andare a lottare contro chiunque, anche andare a Palermo, chi l'ha detto? Certo. A non poter fare risultato. Ragazzi, il Bari l'anno scorso ha avuto delle difficoltà a vincere il campionato. Il Palermo sì, ha dei giocatori a livello individuale fortissimi, ha degli under importanti, però avete visto, trova anche delle difficoltà quando trova anche delle squadre. Poi vince perché magari ha Santana che ti trova la giocata vincente, vince perché ha degli under che sono importanti, oppure dei giocatori che magari hanno fatto qualche campionato di Serie C e ha quell'esperienza in più. Cioè, devono stare solo tranquilli, lottare, già lavorare durante la settimana e poi la domenica è un po' il divertimento. Certo, assolutamente sì. Allora, lasciamo un attimo il Licata, riprenderemo il discorso con il gialloblu alla fine della puntata. Penso sì. Più Porcaro sì, sotto alcuni aspetti. Tommaso è ovunque. Io penso che noi dobbiamo ragionare da operai, dobbiamo essere umili, come ha detto Tommaso. Però io la penso diversamente su alcune cose, nel senso che riguardo al filotto, alle squadre, io penso che sia più difficile giocare a Palmi, sia più difficile giocare col Nola, che è una squadra che si chiude, anziché prendere il Savoia in casa, andare a giocarmela a Giuliano o a Palermo, perché io conosco dei giocatori del Palermo, ho giocato con alcuni ragazzi di loro e sono giocatori forti per la categoria. Però il Palermo è una squadra battibile, non è neanche il Bari dell'anno scorso. Anno, il Bari dello scorso anno ha preso dei giocatori di Serie B, di Serie A, parliamo di Cesare, parliamo di Bolzoni, Simeri e qualcun altro. Ma questi giocatori del Palermo sono giocatori, sì, forti. La Palmese è riuscita a non farsi sconfiggere dal Bari nella data e neanche al ritorno, l'anno scorso, no, per esempio. Pare che però la Turis fino all'ultimo gli ha dato... Esatto. Il Palermo, sì, ha dei giocatori importanti, ha una società sicuramente ben organizzata, hanno un budget importante. Però io ad oggi, devo essere sincero, non la vedo una squadra ammazza campionato. Perché sono giocatori normali, noi ce la possiamo giocare con tutti. È come affronti, come approcci, come l'atteggiamento, come prepari le partite.
ti ripeto, non è il Bari, ma la Turris stesso. Se la Turris fosse stata nel nostro girone, sarebbe stata una squadra molto, ma molto, ma molto, secondo me, molto più forte del Palermo. Molto più forte del Palermo. Giocano da 3 anni insieme, hanno dei giocatori che fanno 25 gol al campionato. C'è Longo. C'è Liento. C'è Liento, Aliperta, dietro hanno Varchetta, Riccio, qualcun altro. E gli under sono under che li prendono dal giocatori Napoli. Di categoria. Giocatori di categoria. Quindi io penso che la partita bisogna affrontarla, qualsiasi tipo di partita, allo stesso modo, sia se giochi con la Palmese, sia se giochi col Palermo, col Savoia, col Messina, quello che sia il Giuliano. Per me sono solo stronzate. Ognuno la pensa a modo suo. Però io penso che partita dopo partita, durante la settimana, bisogna prepararla al 1000 per 1000 con la mentalità giusta, con l'atteggiamento giusto. Io penso questo. Le partite si vincono durante la settimana. Io penso questo. Grandi parole quelle di Pasquale Porcaro, insomma, che ci rincuorano anche, insomma, e ci fanno capire effettivamente la maturità di questo gruppo, di questo giocattolo targato Campanella. Dicevamo, lasciamo un attimo indicata, vediamo di capire cosa è successo ieri nelle altre negli altri campi. Ogni lunedì scegliamo una partita da farvi vedere integralmente come highlights e poi chiaramente il treno del gol. Per ieri abbiamo scelto Acireale Troina, una gara che si preannunciava con una gara a Marcord, perché insomma il passato e il futuro di Peppe Pagana, una gara che ha avuto tanti capovolgimenti di fronte, ma soprattutto al termine di Troina, di Acireale Troina, è iniziato un altro Acireale Troina con in mezzo il presidente del Marsala, ne parleremo. Intanto vediamo quello che è successo in campo. Centro commerciale Il Porto, la tua guida nel mare degli acquisti. Emozioni forti allo stadio Ace Galatea, dove l'Acireale soffre e poi vince in rimonta per 4-2 contro un Troina altalenante. Il tecnico Pagana schiera gli acesi con il tipico 3-4-2-1. Pitarresi fra i pali, Sicignano, Silvestri, Orlando in difesa, Bambà, Tuninetti, Barcio e Cannino in mezzo al campo, con Savonarola e Rizzo a sostegno di Diop. Stesso schema tattico per il Troina di mister Bono Core, che con il 3-4-2-1 schiera tra i pali Serenari, Touré, Raya e Krapovic in difesa, Fricano, Dagonè, Sabba indelicato a centrocampo, Bambà e Camacho a supporto di Lautaro Fernandez. L'Acireale prova a fare la partita senza però esporsi troppo, sfiorando il vantaggio al 10° minuto con una punizione di Rizzo. Il Troina si chiude bene durante le manovre offensive acesi e cerca di ripartire per sorprendere gli avversari, trovando il momentaneo vantaggio al 20° proprio in contropiede con l'italo-argentino Lautaro Fernandez. L'Acireale non riesce a reagire immediatamente, anche se la svolta arriva 10 minuti dopo, quando al 30° per una sciocchezza del portiere troinese Serenari, l'arbitro assegna una punizione all'interno dell'area di rigore. Una punizione trasformata magistralmente da Rizzo per il gol del pareggio. Gli acesi si risvegliano, ma nel loro momento migliore ancora Lautaro Fernandez pulisce granata sempre in contropiede, siglando l'1-2. Troina dunque nuovamente in vantaggio e fine primo tempo che si chiude tra lo sconforto del pubblico acese. Durante l'intervallo mister Pagana fa il lavaggio del cervello ai suoi e l'Acireale rientra in campo con un approccio diverso rispetto al primo tempo. L'Acireale domina e schiaccia gli avversari. Prima si illude con un gol giustamente annullato per fuorigioco e poi al 15° inizia la rimonta a granata, che prima sigla il 2-2 con il gol di capitan Savonarola e al 17°, 2 minuti dopo, mette la freccia del sorpasso, sempre con lo scatenato Savonarola, in grande spolvero e vero fiore all'occhiello dell'11 allenato da Pagana. Il Troina prova a risollevarsi con una punizione insidiosa di Akrapovic, ma sugli spalti c'è un'intera città a spingere l'Acireale, poco meno di 2000 i tifosi, che chiude la partita al 35°, sempre con l'immenso Savonarola, a cui poi mister Pagana concede una standing ovation, sostituendolo a pochi minuti dalla fine. Un'uscita tra gli applausi che mette i brividi a tutti gli spettatori. Tra i migliori in campo, oltre a Savonarola, anche Rizzo per l'Acireale e Lautaro Fernandez per gli annesi. La partita finisce con qualche polemica accesa di mister Bonocore, che ha inveito contro Pagana, ex del Troina tra l'altro, che però passa in secondo piano grazie alla festa dell'Acireale, che può continuare a sognare mettendo a segno la quarta vittoria consecutiva, consolidando il primo posto in classifica insieme alla corazzata Palermo.
Quello granata sembra un gruppo sempre più unito, pronto a seguire qualsiasi indicazione del vero man of the match, Mister Pagana, che con i suoi cambi azzeccati e le conseguenti scelte tattiche, è passato dal 3-4-1-2 al 4-2-4, ha dimostrato di saper gestire un grande gruppo, ma soprattutto di saper gestire da allenatore, che verosimilmente meriterebbe ben altre categorie. 41 bis Calabria. Provala anche tu. La trovi nei migliori locali. Questo è quello che è successo in campo con i continui capovolgimenti di fronte e col Troina che non è andato a fare la vittima sacrificale al Tupparello. La Cireale che l'ha vinta grazie a Savonarola, autore di una tripletta e certamente un giocatore sprecato per la categoria. In campo almeno la sensazione che sia stata partita vera. Il presidente del Marsala, Cottone, a caldo praticamente, cioè noi stiamo ancora tornando da Palmi, ha fatto delle dichiarazioni dicendo questa partita, il risultato era già scritto da tempo, tutti sapevano che sarebbe finita così, anche perché c'è, come dire, questa stessa proprietà fondamentalmente tra il Troina e la Cireale. Parole che hanno scatenato immediatamente le reazioni sia da parte del Troina che da parte della Cireale, con addirittura il Troina che pomeriggio ha ufficializzato che adirà alle vie legali, si è rivolto alla Procura federale e cercherà insomma di addirittura chiederà i danni di immagine a Cottone. Cottone che voglio dire aveva già fatto delle polemiche dopo Marsala Palermo per il gol non gol, insomma è uno che negli spogliatoi insomma non le manda a dire. Rino, secondo te quanto opportune sono state queste frasi, tra l'altro da parte di uno che insomma spettatore non interessato, nel senso? Io dico una cosa, se io sono presidente di una squadra e mi trovo a Torre Annunziata a vedermi Savoia con il mio Marsala, io mi guardo il mio Marsala per come ha perso e non vado in situazione a complicarmi la vita. È normale che Troina e Cireale devono salvaguardare l'immagine, è normale che procedono come. Però quando la posso parlare di Cireale Troina che in campo, a me per quello che abbiamo visto è stata una partita vera, dove parlare di Cireale Marsala Palermo, apre e chiudo parentesi, che è ancora una cosa molto più vergognosa nel 2020 in un campionato di Serie D vedere determinate situazioni. Quindi è normale che andasse a conviccare in una situazione un pochettino complicata di una squadra, in una partita che non gli interessa, sinceramente non vedo il perché. E domenica, Tommaso, ci sarà Marsala a Cireale. Come dire, bellissimo. Per cominciare bene la settimana, insomma, sarà una settimana condita sicuramente di polemiche, bellissimo. Domenica, insomma. Allora, io mi soffermo soltanto su quello che è il discorso delle immagini, ed è stata, vedendo gli highlights, è stata una bellissima partita, con dei gol spettacolari, con due gol bellissimi anche da parte di Fernandez, del Troina, perché dobbiamo anche guardare a una squadra di tanti giovani che è il Troina, è una squadra miscelata di persone esperte e persone anche dei giovani, la Cireale. Forse io mi soffermo soltanto sull'immagine e dico che è stata una gran bella partita. Poi tutto il resto lasciamolo a chi di dovere, perché non sono né dalla parte del presidente del Marsala, né dalla parte del Troina, né dalla parte di quello che è la Cireale. Ma se il tuo presidente domani andasse a, come dire, a fine partita, tra l'altro Cottone ha anche detto il mio Marsala a Savoia è stato preso a pallonate, cioè, dico sempre che voleva spostare forse tipo l'attenzione sul fatto che il Marsala a Savoia a Torre Annunziata. Che le parole vanno sempre misurate, che sono come delle pallottole, ci fanno più male per dire, però voglio dire, se lui ha detto di cannone. No, va bene, ok, però se lui ha detto questo io non so a cosa si riferiva, ma ripeto, non sono dentro e non mi interessa nemmeno sapere che cosa lui... Io magari dico... Diciamo che la proprietà del Troina coincide con la proprietà della Cireale, questo mi pare... Ma io non... Vedendo le più o meno occulta come cosa, ripeto, insomma, quindi, Peppe, diciamo, io guardo, si sapeva che la Cireale avrebbe guardo vinto. Guardo le immagini e dico mi sono divertito perché ho visto una partita che è finita 4-2, o sbaglio? Sì, sì, 4-2 per la Cireale, seconda, con due volte il Troina in vantaggio. Belle azioni... quello che dribbla sulla fascia e mette una palla a rimorchio. Cioè, questo è calcio, mi soffermo su questo. E non vado oltre perché, ripeto, non mi compete nemmeno. Tra l'altro poi alla fine della partita Boncore Pagano, no, non è che poi sono abbracciati. Ognuno si tutelerà come meglio, crede. Sono persone intelligenti e voglio dire... Premesso che può essere anche un pensiero di qualche tifoso, ma detto da un presidente pesa ancora di più. Certo.
Però diciamo pure che siamo ancora alla quarta di andata, con questi 3 punti il Troina può retrocedere. Ovvio, logico. Quindi se fare calcolo alla quarta di andata, ammesso che ci potesse fare, mi sembra. Questi pensieri, sinceramente, un pochettino. Io mi soffermo sulla partita bellissima che si è visto. Esoderato, la notizia è arrivata adesso, in questo momento, mi è arrivata proprio la velina dalla mia signorina, insomma. Sì, Ezia. La signorina non ce la possiamo permettere, quindi abbiamo Ezia. Esoderato, l'allenatore della Palmese, del Torrione, che abbiamo intervistato proprio ieri, che proprio anche a noi in diretta, ai nostri microfoni, aveva detto: non so se sarò ancora allenatore della Palmese da domani, sono a disposizione della società. Ma avevamo capito, anche i dirigenti ci avevano un po' anticipato, ci hanno detto dopo 4 sconfitte probabilmente qualcosa si muoverà, qualcosa si dovrà muovere. Sempre brutto quando un allenatore viene esonerato, perché da giocatore ti senti anche responsabile. È una sconfitta per i giocatori, soprattutto per i giocatori, e poi comunque dispiace anche per l'allenatore, perché deve portare il pane a casa. Quindi essere esonerato dopo 4 giornate, il campionato è lungo, deve stare fermo perché è sempre sotto contratto, è una cosa purtroppo negativa. E quindi dispiace molto, anche perché, ti ripeto, ieri l'ho vista bene. Però ovviamente i risultati parlano chiaro. 4 partite, 0 punti, bisogna dare una scossa. Io non perché voglio difendere la categoria degli allenatori, visto che lo sono. Se una squadra parte il 15 di agosto, ad oggi siamo al 23 settembre. Tra l'altro ieri esordivano alcuni giocatori. Okay. Significa che ci sono la bellezza, sono passati esattamente dal 15 al 23, 30-38 giorni, o sbaglio? Sì, 38. Quando si va a fare una preparazione, si dice sempre che una squadra, almeno così, prima da calciatore e poi da allenatore, che per formare una squadra, soprattutto se è una squadra di tanti giovani, se è una squadra di tanti giocatori nuovi, per assemblare una squadra ci vogliono dai 45 ai 50 giorni. Per me è un po' esagerato, che, visto che ieri avevano fatto anche una buona prestazione, dare il ben servito all'allenatore. Capisco che la scossa per l'ambiente, per i giocatori, possa essere importante, però bisogna anche dargli la possibilità a un allenatore di poter lavorare almeno, io dico almeno, i 2 mesi concreti. Cioè, tra l'altro, in questi 38 giorni non c'è neanche la tranquillità, la serenità. I giocatori sono proprio arrivati allora, in settimana. Allora, io vi porto un esempio. In questo momento a Cosenza c'è un po' di maretta, perché non hanno fatto dei risultati, perché hanno, oltre la partita scorsa contro il Benevento, hanno perso al 93esimo. Ok, io vi posso garantire che l'allenatore del Cosenza, Braglia, bravissimo, ha avuto una squadra, la squadra effettiva, la settimana scorsa, perché nel ritiro precampionato erano forse 14-15 giocatori e tutti i ragazzi della primavera. Cioè, la squadra è stata costruita vera e propria qualche settimana fa, che sono arrivati altri 2-3 giocatori, dai il tempo di poter, certo, di assemblarla, di lavorare gli schemi, la condizione fisica, perché magari vediamo che magari arriva da una società, oppure era fermo, non ha giocato. Perciò ogni tanto bisognerebbe, a bocce ferme, spesso riflettere. Le società trovano la strada più breve anche per dare una, sì, risposta all'ambiente. Voglio dire, riparti nuovamente, allora, quando già 40 giorni, 30, certo, giorni deve... sono passati, 35 giorni sono passati, dai ancora ulteriore possibilità a un allenatore che sta assemblando la squadra. Poi se perde ancora un'ulteriore partita, ok, va bene. No, ieri è arrivato onestamente veramente bene. Sono stati condannati dagli episodi negativi. Positivi. Allora, il Trapani si parlava anche il Baldini che era fuori. Sì. Non vi dico chi poteva essere il sostituto. Io in linea di massima già sapevo chi poteva essere il sostituto. Tommaso Nardo. Non lo dico perché non è giusto nei confronti di Baldini, che è un amico, ma di chi potrebbe arrivare. Però hanno visto una squadra che ha dato dei segnali importanti. E siccome giocano mercoledì nuovamente, martedì o mercoledì, dà il segno della continuità, ci vediamo se... Ha detto, aspetta un secondo, arrivare all'allenatore. Questa è una scelta importante. Certo. C'è il rovescio della medaglia, che io dico, se è una società in condizioni economiche precarie, come sono in questo momento la Palmese, oggi, parlando di oggi, la squadra ha risposto bene ieri in campo, giocando la sua onesta partita, avendo le sue occasioni, grazie alla traversa, a Ingressia, a tutta la squadra che... hanno stretto con i denti il 2-1.
Cioè, tu mandi un allenatore nel momento in cui, come dici tu, si sta assemblando in questo momento. Dopo 30 giorni ancora devono smaltire i carichi di lavoro. Ma soprattutto dei ragazzi. Certo, si devono ancora. Magari l'hanno mandato dopo aver ascoltato la nostra intervista, perché ieri ce l'hanno chiesto. Magari hanno ascoltato l'intervista all'allenatore, non gli è piaciuto, insomma, come ha parlato. Allora, no. Ovviamente è una battuta, però insomma. Il suo modo di essere, di certo, fare, ovviamente, ha risposto bene perché ha tutelato quello che è la squadra. Il che non significa che il mio modo di poter magari interagire, non è che non tutelavo la squadra, certo. Ma gli dico, la squadra dobbiamo dare ancora di più perché quello che stiamo dando non basta, certo. È un momento particolare, significa non ci adagiamo alla bella prestazione. Ovvio. Domenica dobbiamo dare ancora qualcosa perché in più. Perché i punti non sono arrivati. Perché è questo un po' l'allenatore anche nei momenti, certo, di difficoltà. Certo, che deve fare. Allora, andiamo a vedere il treno di tutti gli altri gol del campionato di Serie D, poi commentiamo i risultati e proiettiamoci sul prossimo turno che è Licata Nola.
Questi erano i gol della quarta giornata del campionato nazionale di Serie D. Non avete visto solo Nola Roccella, come sapete, insomma, la squadra avversaria dell'Icata dell'anno della prossima domenica, insomma, la vedremo fra qualche minuto. Andiamo a vedere i risultati, prendiamo il cartellone così magari commentiamo per capire, insomma, cominciando da Pasquale. Pasquale, c'è qualche risultato che ti sorprende rispetto a quelle che potevano essere le previsioni della vigilia? Sinceramente no. Mi aspettavo anche la Cittanovese che facesse risultato a Corigliano, perché è una squadra quadrata, conosco l'allenatore, è una squadra che tiene bene il campo. E sinceramente forse l'FC Messina sul Biancavilla poteva vincere, però gli altri risultati secondo me ci possono stare rispetto ai valori in campo. Tommaso, sì. I due Messina continuano comunque a andare a rallentatore. La CR ha vinto, ma in rimonta dopo essere passato in svantaggio. L'FC a Biancavilla non è riuscita a imporre il proprio gioco. Dei due risultati, quello che è un po', e penso che avrà lasciato anche deluso, conoscendolo Costantino, è quello dell'FC che stava vincendo 2-0 a Biancavilla, che poi, come commentavamo a microfoni spenti, dei quattro rigori forse l'unico veritiero è l'ultimo, quello del pareggio del Biancavilla. Forse l'unico veritiero è quello lì, perché poi tutti gli altri tre non sono. Però a prescindere da tutto questo, una squadra che sta vincendo 2-0, o è abbassato l'intensità o eri convinto che già avevi vinto la partita, oppure non so che cosa possa essere successo, perché io dalle interviste non solo del dopo partita ma anche a distanza di 24 ore ho letto tra le righe di un Costantino molto incazzato, se sì, uso questo termine, anche perché Rino, a Messina si giocano due campionati, uno tra i due Messina, per decidere chi deve essere quello che deve portare la bandiera giallorossa, insomma, uno dei due vuole prevalere sull'altro, quantomeno intanto in classifica, al di là dei tifosi che hanno al momento fatto la loro scelta, e della CR. E poi comunque sono due squadre, la CR sì, era candidata ed è candidata a essere, come dire, l'anti-Palermo, e l'FC comunque per la squadra che ha fatto ci si aspetta un campionato certamente migliore di questo. La CR, dopo i risultati negativi che ha avuto, essere passato in svantaggio in casa, ha dimostrato la forza che ha avuto, ha dato risposta ai tifosi, la risposta che attendevano in campo. Quindi una vittoria importante contro pure un ottimo Castroville Samarra, un bravissimo allenatore, una squadra ostica che darà battaglia a molte squadre in questo campionato. Però il Messina ha dimostrato la CR di essere la CR Messina, giocatori importanti. Non è facile una piazza come Messina, dopo tre risultati negativi, passare in svantaggio contro il Castroville e ribaltarlo con tre gol. Quindi attualmente vedo la scena favorita sull'FC. E poi insomma il Marina di Ragusa ha dato del filo da torcere al Palermo. Il 45esimo 1-1, insomma, come dire... Sì, però io penso che le partite finiscono dopo 90-95 minuti, quindi in linea di massima poi il Palermo li ha massacrati. Io lo so perché c'è l'attaccante del Palermo che è un mio amico fraterno, quindi ci sentiamo spesso e volentieri. Sicuramente avrà messo ritmo il Marina di Ragusa, perché voleva fare bella figura contro il Palermo, ma poi alla fine non c'è stata partita, secondo me. Andiamo a vedere il cartellone del prossimo turno, così insomma cominciamo a entrare anche noi in clima partita in questa settimana che ci accompagnerà a questo ritorno al Dino Liotta da secondo in classifica, quindi comunque l'entusiasmo del Dino Liotta ci aspettiamo anche, come dire, maggior pubblico, pubblico che in verità è cresciuto di domenica in domenica, insomma, e penso che anche domenica avremo qualche tifoso in più che vorrà venire a vedere, insomma, questo Licata univà, parafrasando. Allora, vediamo il cartellone del prossimo turno, quindi Biancavilla Corigliano, Castrovilla di Palmese, Cittanovese Savoia, FC Messina Palermo, Licata Nola, Marina di Ragusa, ACR Messina, Marsala Cireale, Roccella Giuliano, San Tommaso Troina. Tommaso, FC Messina Palermo, i rosanero sono chiamati probabilmente al primo impegno probante della stagione. Incontreranno una squadra, non dico facsimile, ma quasi, del Marina di Ragusa. Perché l'FC è una squadra che ha delle individualità, Carbonaro davanti, velocissimo, bravo.
giocano molto anche sulle ripartenze, hanno giocatori di qualità, giocano un po' il calcio aggressivo, il calcio di intensità, per cui cercheranno di metterla sull'intensità. Il Palermo troverà una partita abbastanza ostica, però se fa un ulteriore passo in avanti, cioè nel senso che se dovesse sconfiggere, dovesse vincere contro l'FC, allora dobbiamo dargli una sorta di esame di maturità. Di maturità anche in questa partita. Come dice e come ha detto più volte Porcaro, e ne sono più che convinto, ogni partita ha una sua storia. Ogni domenica finiti 90 più, barra io parlo di 5 minuti di recupero, o 6 minuti, quelli che possono essere, la domenica successiva una partita totalmente diversa. Per cui si vedrà, e chi andrà a vedere questa partita penso che non si annoierà. E questa è una partita importante. Pasquale, l'altra capolista in pectore, come dire, ad oggi ancora capolista, va a rendere visita al Marsala. Ora, al di là di quello che è successo, quello che succederà, dico, il Marsala non è proprio una squadra. Ha avuto un avvio di campionato pauroso, perché ha affrontato praticamente le migliori della classe. Però la Cireale, insomma, come dire, se dovesse vincere anche a Marsala, allora sì, potrebbe essere un outsider serio. È una bella partita. Io conosco bene il capitano della Cireale, che ha giocato con me a Lentini, alla Sicula Leonzi, e conosco bene il direttore sportivo, abbiamo giocato insieme a Potenza. Sono delle persone che hanno vinto tanti campionati, hanno vinto a Siracusa, hanno vinto a Messina, a Salerno, hanno vinto un sacco di campionati, quindi la mentalità che hanno queste persone la potrebbero trasmettere anche ai loro compagni, e quindi secondo me è una bella partita, perché il Marsala ha comunque una bella squadretta, però secondo me il Cireale ha qualcosa in più. Il più è il campo che ci gioca a favore, il terreno di gioco, perché esatto. È questo. Allora andiamo a vedere la gara del Nola di ieri, in modo che, come dire, conosciamo un po' di più del nostro avversario domenica prossima, e poi commentiamo in studio con Rino. Successo di misura del Nola, che supera un agguerrito Roccella e si proietta nelle zone nobili della classifica. Sul neutro di Volla subito un episodio da Moviola: dopo pochissimi minuti il cross di Todisco verso Guarro, il suo colpo di testa, forse un fallo di mano di Faiello, però per il direttore di gara non ci sono gli estremi per il calcio di rigore. Subito una grande occasione anche per il Roccella, Gargiulo sbaglia a questo pallone, palla che arriva quindi a Leonardi, il suo tiro debole centrale in due tempi capasso. Risponde il Nola, cross in aria, con la difesa del Roccella, respinge con affanno, arriva Todisco di gran carriera, il suo diagonale deviato prontamente da Scuffia. Sul corner va Gaglie, cross in mezzo, palla che schizza davanti a Scuffia, che in due tempi riesce a liberare alla meglio. Poi ancora il Roccella, punizione, siamo al 25esimo, palla in mezzo, la gamba tutto solo, sbaglia una clamorosa occasione. Ancora il Nola in avanti, un cross di Todisco per Guarro che però non ci arriva. Il Nola continua con il suo forcing, azione dalla sinistra di Gaglie, il pallone in mezzo sul secondo palo, palla che schizza alle parti di Stoia che impegna con questo colpo di testa Scuffia, che è bravo a respingere. Primo tempo che termina 0-0. Nella ripresa è sempre il Nola a condurre le danze, qui Stoia recupera un buon pallone, cross sul secondo palo, arriva a Chiacchio che però spara alto. Continua ad attaccare il Nola, un altro cross dalla sinistra di Gaglie, trova Todisco che di testa impegna severamente Scuffia. Ma l'azione più clamorosa è per il Roccella, Santa Guida dal limite, scaraventa in porta, bravo Capasso con l'aiuto della traversa a salvare il risultato. Momento decisivo della gara, siamo all'80esimo, Sciliberto dal limite, Scuffia, respinge coi pugni, libera malamente la difesa del Roccella, tiro di Langella con il braccio su Rage, l'arbitro interviene, ferma il gioco, doppia ammonizione per il numero 7 del Roccella che viene espulso, il calcio di punizione dal limite.
sul pallone Francesco Esposito, palla che supera la barriera e si spegne sotto il set. Nola in vantaggio al minuto 81, ha segnato Francesco Esposito. Che non sia giornata però per il Roccella, si vede al 91esimo Di Franco, lavora questo pallone al limite, gran botta, traversa interna e palla che non supera la linea a capasso battuto. Termina così 1-0 la gara tra Nola e Roccella, bianconeri fortunati a sfruttare l'occasione avuta da calcio da fermo e arrivano adesso a Licata con l'intenzione di far bene. Tommaso Napoli, il Nola ha vinto con un gol di punizione, con uno schema da allenatore, ti verrebbe mai in testa di, come dire, impostare uno schema del genere per i tuoi giocatori? Più un passo da militare, qua ha distratto, non lo so, il portiere, la stessa barriera, ma penso, non lo so, cioè la punizione è stata bellissima, però è stata vincente e non... da ripetere secondo me. Pasquale, ci stai tu a fare il passo del militare? Ah, secondo me è stato bravo Esposito a metterla là. Poi magari sì, un po' la distrazione, però alla fine calcio da fermo è calcio da fermo. Certo. È stato molto bravo Esposito. Fa un po' ridere, diciamo. Però alla fine... è efficace, fino a prova contraria è efficace. È una bella formata. La barriera questi dicono che stanno facendo. Cioè, tipo, sì, sì, perché un po' pensi questo. Rino. Il Nola, parliamo un po' di questa squadra, insomma, che squadra ci attendiamo al Dino Liotta? Ma io sono, come la penso io non guardo mai gli avversari, ma guardo sempre dentro casa mia. Però siccome noi dobbiamo fare la trasmissione, qualcosa dobbiamo dire, quindi... Io posso dire che Esposito l'anno scorso era l'allenatore dell'Agropoli, 10 punti sulla seconda a dicembre, poi è finita che ha perso pure la finalissima contro il Brindisi, quindi non lo so quest'anno come andrà. Ma avere 10 punti sulla seconda e poi perdere un campionato anche la finalissima, un pochettino. Che squadra è? Una squadra ad alta classifica, una squadra che deve salvarsi, no, un avversario alla portata dell'Licata? Diciamo che è una squadra che è alla portata dell'Licata. Se è l'Licata che abbiamo visto noi oggi, sì. Però l'Licata deve sempre continuare su questa scia con la massima concentrazione, con il gioco arcare e vincere le partite, non la domenica ma durante la settimana quando si lavora. Poi che sia un Nola, che si chiama Palermo, che si chiama chi che sia, è sempre l'Licata che decide i suoi sorti. Pasquale? Guarda, io conosco il mister Esposito, stava alla Sarnese quando io giocavo ad Aversa. È sempre stato un allenatore che ha curato i dettagli, è molto giovane. E soprattutto è un allenatore che cura moltissimo la fase difensiva. Infatti se andiamo a vedere ha preso due gol forse. È vero che ne ha fatti pochi, ma forse ne ha presi due. Non lo scorso campionato, quindi, Pasquale, scusami. Sì, nel perché senso... fuori casa vinceva 3-0 e perdere 5-3 in 5 minuti. No, no, non è quello più intanto la fase difensiva. Era un altro campionato. Era un altro girone, oltretutto. Era un altro girone. È un altro allenatore che era liquidato. Però io penso, sì, però io penso che è una squadra che si deve salvare, che deve lottare. E quindi bisogna stare attenti. Bisogna assolutamente sì. Affrontarla col piglio giusto. Allora, vediamo intanto andiamo a rivedere il cartone del prossimo turno, così commentiamo anche gli altri, se c'è qualche altro, insomma, partita che può interessarci. Rino, guardiamo, per ora guardando la nostra classifica dobbiamo vedere cosa fanno il Palermo e la Cireale domenica, però per essere più realisti, pareggio 1-2, noi vinciamo, siamo primi in classifica. Uno ci spera sempre. La partita secondo me è bella. No, ma più che altro perché ahimè politicamente stiamo vedendo a Licata cosa sta succedendo. L'unica cosa che ci rimane è il calcio. Anzi, facciamo un appello a invitare tutti domenica ad andare allo stadio. Cerchiamo di riaccendere l'entusiasmo e ce l'ho una volta perché è l'unica cosa in questo momento ci è rimasta a Licata. Quindi sì, tanto chiaramente l'abbiamo visti anche durante gli highlights. Ieri insomma sembrava di giocare al Dino Liotta per certi versi perché sì, c'erano circa un sacco di ragazzi ieri e spero che domenica vengano più persone possibili perché abbiamo bisogno di loro ci danno una carica pazzesca. Ieri sono venuti una sessantina di ragazzi e devo dire che si sentivano solo loro. Spero che domenica vengano veramente tante tante persone perché abbiamo bisogno di loro, del loro calore e aspettiamo domenica
vediamo e speriamo di festeggiare tutti insieme. Tra l'altro, se riusciamo a rivedere le immagini di Licata Palmese, io voglio far rivedere la tribuna di Palmi. Con la nostra telecamera eravamo appostati in gradinata, una gradinata scoperta dai gradoni di cemento. Di fronte c'è una piccolissima tribuna, molto piccola, molto angusta, non c'era lo spazio per neanche per due telecamere, infatti noi siamo stati relegati in gradinata, e in quella tribuna si paga 15 euro, l'ingresso in tribuna è 15 euro, quindi come dire, questo anche a sottolineare che i prezzi al Dino Liotta sono comunque dei prezzi assolutamente non solo in linea, ma molto basse rispetto a tantissimi altri campi della Serie D, senza contare che abbiamo sempre tre settori. I ragazzi hanno pagato 10 euro in quella tribuna. Sì, quella tribuna si è pagato 10 euro nel settore ospiti, e quella ora forse la vedremo. Questa è una piccola gradinata, ma poi c'è la tribuna. Per chiudere una parentesi veloce, anche a Palermo i prezzi sono accessibilissimi, voglio dire. Sì, sì. Sto parlando di una squadra importante. Certo, cioè, no, ma solo, ecco, questa è la tribuna, cioè, lì si paga 15 euro proprio prezzo, quindi insomma, come dire, tra l'altro questo Licata, se mai ce ne fosse, perché secondo me la passione non ha neanche prezzo, vale bene il prezzo del biglietto, insomma, lo spettacolo che i ragazzi ci stanno dando. Chi è venuto domenica a Licata a giocare contro, a vedere la partita contro il Biancavilla, se n'è andato veramente, insomma, felice, contento e soddisfatto, e questa vittoria sofferta non può che confermare, insomma, il fatto che quest'anno ci stiamo veramente divertendo. Ringraziamo questi ragazzi, così come ringraziamo gli Ultras che si sono sobbarcati questa prima trasferta in terra calabrese per sostenere il Licata Calcio. Siamo in chiusura, Pasquale, noi ti ringraziamo, insomma, per essere stato qua con noi. Speriamo di averti più in là, di raccontare ancora delle belle partite, delle belle vittorie. È stato un piacere, grazie a voi. Grazie a te Tommaso, insomma, tu sai, sei un nostro amico prima che un amico di Extra Time, la porta per te è sempre aperta, insomma, è sempre un piacere averti qua. Speriamo di non averti, perché significa che alleni da qualche parte, che stai allenando da qualche parte, ti facciamo in bocca al lupo, ma fino a quando, insomma, vuoi, puoi fare il nostro, insomma, nostro ospite. Rino, a te ti ringrazio pure, insomma. Noi ci vediamo all'improvviso. Noi ci vediamo all'improvviso, ringraziamo anche sempre il nostro Andrea Camilleri, che stasera sta lavorando. La voce che insomma vi accompagna la domenica nelle radiocroniche e poi negli highlights che vedete durante il lunedì, insomma cerchiamo di fare del nostro meglio, saremo presenti ogni domenica sia in casa che fuori casa, e vi assicuriamo che insomma è una bella sfacchinata anche per noi, quindi ringraziamo chiaramente gli sponsor, tutti coloro i quali ci stanno supportando in questo progetto, e poi ringrazio sempre Ezio, perché altrimenti poi non può dormire senza il mio ringraziamento del lunedì sera. Ah sì sì, cerchiamo un camper per Corigliano, perché insomma farci 7 ore all'andata e 7 ore al ritorno in macchina onestamente non è difficile, quindi cerchiamo un camper, qualcuno ce lo vuole noleggiare. Non è beccato la trasferta di Corigliano. Poi dopo, noi pensiamo, anche noi siamo come il Licata, pensiamo domenica dopo domenica. Domenica c'è il Corigliano, insomma. Anche Corigliano tutto sommato. Ed è lunga. Va bene, insomma è un po' il nostro spirito, noi ci divertiamo insomma in questa trasmissione, speriamo di darvi un servizio di informazione, ma anche di farvi passare un'ora e mezza in leggerezza. Ringrazio nuovamente tutti, bocca al lupo Pasquale per domenica, ci vediamo tutti al Dino Liotta domenica alle 15 per Licata Nola. Arrivederci. La nobiltà dell'acqua. Ah.